Sicuramente un momento importante per gli ospiti del dormitorio. Si è aspettato un po' di tempo. Il vaccino è arrivato, così magari sarete anche più sollevati. Eh sì, finalmente è arrivato il momento di fare il vaccino pure a queste persone che l'aspettavano da un po' di tempo. Da gennaio avevamo preparato con Carlo, il direttore Carlo Mele, gli elenchi, poi per varie vicissitudini si è arrivato ad oggi. Comunque l'importante è che si faccia oggi. Quanti senza tetto ci saranno nella lista dei vaccinati? Allora, nella lista dei vaccinati ci sono 15, sono 10 che dormono nella struttura e altri 7-8 che stanno per la strada, però non tutti quanti perché non tutti hanno aderito. Anche dei volontari saranno Il vaccinati? volontario è uno solo che è stato, che è rimasto senza vaccinare e si fa il vaccino. Tanto questa è una struttura che non si è mai fermata, No, no, non si è nonostante mai le fermato. difficoltà del Covid. L'unico periodo che si è fermato è quando siamo stati in lockdown per un'emergenza e quindi siamo stati in quarantena. Però il pranzo è sempre stato servito a tutti gli ospiti. Visto che c'è la disponibilità del vaccino adesso anche per i senza tetto, magari un suo appello a chi gira per strada e che non ha punti di riferimento a passi avanti. Allora, l'ASL si è messa a disposizione con i camper, bisogna fare il vaccino qua, quindi c'è la massima disponibilità a farsi il vaccino. Chi è interessato è pregato di venire a farlo qua. Chiedere a noi o chiedere all'ASL. Ernesto,